Il ritardo sulla tabella di marcia, la manovra dovrebbe essere trasmessa al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno, il governo si appresta ad approvare la legge di bilancio tra oggi e giovedì, mentre la scorsa settimana ha inviato a Bruxelles il documento programmatico che ne contiene l'ossatura. Previsti interventi sulla fiscalità, la proroga delle misure di transizione 4.0 e delle agevolazioni agli investimenti immobiliari privati, 2 miliardi per il Fondo Sanitario Nazionale dal prossimo anno al 2024, misure sul reddito di cittadinanza, pensioni e riforma degli ammortizzatori sociali. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legge in materia di lavoro e fisco, collegato alla manovra di bilancio, è stato trasmesso al Senato e assegnato in sede referente alle commissioni Finanze e Lavoro, che ne inizieranno l'esame mercoledì. Il provvedimento contiene misure in materia di termini di pagamento di debiti fiscali, di agevolazioni per le imprese, di cassa integrazione Covid, di sicurezza sul lavoro e di trasporti. Il sottosegretario al lavoro Tiziana Nisini ha risposto a Valentina Barzotti del Movimento 5 Stelle in aula alla Camera un'interrogazione sulla necessità di maggiori tutele per i lavoratori della logistica, ricordando che è stata istituita al Ministero del Lavoro una task force dedicata per agevolare sinergie istituzionali attraverso la condivisione di banche dati. In preoccupante crescita, ha segnalato la rappresentante dell'esecutivo, i fenomeni di esternalizzazione illecita, specie negli appalti labor intensive. Nisini infine ha riportato alcuni dati. Su 869 controlli svolti nel 2020 dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle cooperative, il 78% è risultato irregolare. Atteso sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM che istituisce il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui farà parte Alleanza delle Cooperative. Vi prenderanno parte i rappresentanti delle parti sociali, del governo, delle regioni, degli enti locali, di Roma Capitale e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva. Corsia preferenziale al Senato per il disegno di legge già approvato dalla Camera, firmato dalla deputata Tiziana Ciprini del Movimento 5 Stelle, in materia di pari opportunità sul lavoro tra uomo e donna. Come proposto dalla relatrice del provvedimento, Valeria Fedeli, del PD, la Commissione Lavoro non fisserà il termine per la presentazione degli emendamenti e, dato che esamina il testo in sede deliberante, procedura che esclude il passaggio in aula, una volta approvato il testo sarà firmato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, per essere poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si terrà domani a Roma l'assemblea di metà mandato di LegaCoop Nazionale. Aprirà i lavori la relazione del presidente Mauro Lusetti, a seguire gli interventi dei ministri del lavoro e per gli affari regionali, Andrea Orlando e Maria Stella Gelmini, del viceministro all'economia Laura Castelli, del sottosegretario allo sviluppo economico Anna Scani e di Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto, a metà del mandato congressuale, sullo stato di salute e le prospettive delle oltre 10.000 cooperative aderenti alla luce della pandemia, tema sul quale si è focalizzato il rapporto di Area Studi LegaCoop in collaborazione con Prometeia, che sarà discusso con gli ospiti istituzionali. Presente con un videomessaggio anche il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.